Oh, sali dritto. Ah, vai, vai piano piano, vediamo. Vai. Una bestia questa. Vai, c'è ancora 2 metri. Secondo. Mamma mia, come siete nervosi ora. Oh, dove cazzo è lì 30enne? Ma dove cazzo è lì 30enne? Non piango. Dopo poco meno di un anno da quando abbiamo fatto il video della linea grossa, torniamo sulla linea grossa perché va ribattuta, ragazzi. Dopo l'inverno la linea grossa si deteriora, ve l'ho fatto vedere nel video dell'anno scorso, andate a vederlo sempre qui in alto. Però, come vi ho detto, ragazzi, se scopriamo la linea grossa vuol dire che poi ci giriamo sulla linea grossa. Allora, il Toto sta aprendo la linea grossa perché vuole vedere le giovani leve farsi del male. No. Se ci giro io, adesso il livello si è un pochino alzato. Ci sono i ragazzini del parco. Non da questo lato, non guardate me. Ciao ragazzi. Ci sono i ragazzini del parco che non ci sono qua, che continuano a rompermi le palle. Quando è che va? Cioè, ok, vediamo se tirano fuori le palle. Cos'è quella lì, Albi? Quella lì è la perla nera, la nave di Davy Jones. Arg! Arg! Siamo tutti questi mari. Il vento degli scorsi giorni ha completamente demolito la rete ombreggiante che c'era sul Rolin. Il problema è che non possiamo metterla a posto noi, perché per salire sui ponteggi così devi essere abilitato, quindi dovranno farlo gli addetti ai lavori. Sei soddisfatto del tuo operato, Albi? Il solito check. Ascoltala. Cosa dici, Sasso? Prima? Aspetta che ho sentito qualcosa, aspetta. Ma qui, ragazzi, oggi abbiamo un'anima in pena. Dovete sapere che il Sasso è da tipo un anno che la brama. Ma sei più forte te di lei o... Scopriremo. Ah, io vorrei dire, ragazzi, il Sasso c'ha 16 anni. Ma che orco? Una breve presentazione del Sasso. Più grosso di me, Alboreto, messi assieme. E quando lo vedi in giro, mani in tasca, tutto raggrinzito così piccolino. No, allora, il nostro amico Sasso ha bisogno di energia positiva nei commenti. Ah, beh, perché i commenti sei in tempo, è in live. Quindi, ragazzi, mi raccomando, supportate il Sasso nei commenti. Voi potrete pensare che uno magari è spaventato a provare la linea perché i salti sono molto grossi. Quindi uno dice: wow, quanto tempo sto in aria. Invece, il Sasso è più preoccupato per il roll-in, cioè lui è preoccupato a entrare qui dentro. Perché effettivamente lui non è un rider che ha girato tanto in skate park. Quindi entrare dove hai un piano, una discesa abbastanza ripida, lo mette un po' a disagio. Perché comunque dovete capire che qui voi non è che entrate e potete pedalare, non c'è lo spazio per pedalare dalla discesa alla rampa. Quindi a seconda di come tu entri dentro la discesa dipende la tua velocità sul salto. Infatti adesso, ragazzi, per iniziare un po' la session e scaldarci prima di andare sulla linea grossa, andiamo un po' a fare qualche sfida di pompaggio in giro per il park, in modo tale che uno ci scaldiamo prima di girare direttamente sulla linea grossa, e poi si mette già nel mood che quando entra lui è già bello attivo muscolarmente, sa che deve pompare. Facciamo solo triplo normale, dopo il giro dopo proviamo a fare doppio triplo. Però ti dico, doppio triplo dura. Lo facciamo io e lui in trenino, che lui è abituato a girare in pantra calainate, quindi sdoppia tutto. Vai. Seconda sfida di pompaggio, bisogna passare il primo panettone senza pedalare, cioè partendo prima da qui senza dare nessuna pedalata in discesa, e tenete conto che di solito per passare il primo bisogna dare almeno una pedalata, quindi già senza pedalare è difficile. E poi piano piano iniziamo a partire da sempre più in giù sul roll-in senza pedalare e vedere qual è il nostro limite, dove arrivi più in basso possibile e pompando devi riuscire a passare il panettone. Da lì zero pedalate e si va dentro. Basta, vai, pompa giù. Pelato. Super easy così, proprio una cagata. Vediamolo, secondo tentativo. No. Oh,
preoccupatissimo. Non stai schiacciando la base del raccordo. Lì devi dargli tutto quello che hai, perché è lì che puoi pompare. Osti, malissimo. Secondo step, adesso si parte completamente da fermi, da qui dove c'è il tappeto, orizzontali, gira dentro e bisogna passare il panettone. Prova, così, senza pedalare. Allora, qua inizia a essere già un po' più difficile, così. Quasi, eh? È debole. It's that time of the year that you go and you try the big line. Ovviamente arrivi su la rietta, non manca mai. Oggi, ragazzi, stiamo cercando di capire se c'è vento o no, perché prima in pump track si era alzato un bel venticello del cavolo. Adesso va e viene, c'è una leggera brezza, come potete vedere, che per girare su alti normali non dà neanche fastidio. La linea grossa, soprattutto per uno come lui che deve provare la prima volta. D'aria, adesso c'è aria, adesso non te la consiglio così. Lo step down non è il problema, non è il grosso dei problemi, è il primo. Secondo me, boh, non avere ansia, falla quando c'è la condizione giusta di farla. Cioè, non è che ce n'è tanto, cioè in contest così giri tranquillo. Però è lui che è la prima volta che deve fare la linea. Cioè, devi avere, secondo me, per farla la prima volta, chi vai bello tranquillo già deve pensare a fare i salti la prima volta. Non deve avere lo stress del vento. Siccome il nostro povero Sasso è in balia a una crisi di panico perché c'è vento. Non è vero, non sono in panico. Mamma mia, che faccio la panico. Per intrattenervi e per passare il tempo un po', adesso vedremo come si fa a svrappare. Ormai l'alboreto, dal video impariamo a svrappare con l'alboreto, che ovviamente avete visto tutti. L'ho visto. Vi ha insegnato a svrappare nella maniera più corretta possibile. Voi pubblico vedrete l'alboreto quanto cazzo svrappa. Cioè, okay. È incredibile. Malissimo. The crowd. Hai lasciato un bel segno, qua. Ormai, ragazzi, intanto qua re dello strapping. Dare sempre il messaggio che si può divertire con tutto, anche perché c'è tutto un park. E siamo qua a giocare sull'unica curva che è da buttare giù. Ragazzi, ieri siamo riusciti a provare la linea grossa, cioè a meno il Sasso qua non è riuscito a provarla perché c'era vento. Oggi nessuna scusa, uno perché non c'è vento, due perché c'è anche il signor Gerna che vuole farla anche lui. Anche lui non l'ha mai provata questa, anche se è un po' avvantaggiato perché ha già fatto la linea da Diego. Adesso andiamo a fare la linea grossa, ma sai qual è la tua forza? Le proteine. No, scherzo. Però comprale. Non c'ho soldi, sono un bimbo povero. Adesso ti faccio vedere, andiamo su, analizziamo un attimo la situazione step down, così ti faccio passare qualsiasi paura. Di esempio prendiamo due simili del Sasso. Mamma mia, che battuta brutta, il Sasso non piace per niente. Ah, quando tu sei qui su Rolling, prima una sorpresa. Questo product plane è veramente scarsissimo, posso dirlo. Codice sconto. Allora, codice sconto farò. Basta. Prima parte, valente da qui, devi rotolare giù. Ok. E prendo spigolo. Sono due opzioni per lo step down. No. Due. La prima è questa, praticamente. Tu arrivi e fai. No! Arrivi e fai. Malissimo. La seconda, arrivi, vedi, guarda. Oh shit! Beh, si capirà tutto, soprattutto col gandangolo. Però vedi, Sasso, il tuo obiettivo è fare come il secondo Sasso, ma un pochino più corto. Questo dovrebbe averti rassicurato al 100% da eventuali errori. Sì, in effetti, ora mi sento sicuro. Faccio un giro io, Albi. Concentrato e convinto, L'unica cosa di fare qua è convinzione. Dai, supera sta cazzo di paura, dentro il cazzato nero. Ha un salto dritto. Cagando addosso. Ma è normale. Anch'io mi cago addosso quando fai i trick al crank. Dai, Gi, dai, sbloccagli sto cazzo di codo. Dai, Germ, cazzo, sbloccami sto scherzato. Dai, cazzo, è tuo, via. Dai, dai, dentro cattivo. Sì.
rilassati, prendi due bei respiri, azzera la mente, incazzati e parti, porca puttana. Via, subito, si va subito, non si pensa adesso. Via, vai, via, dai dentro cattivo, vai dentro cattivo. Oh, oh cazzo, signore! Sasso, più non convinto di così non potevi andare. Cioè, ma che cazzo? Ma che cazzo? Questa, hai saltato come salta l'arboreto sui panettoni. Sei droppato che pensavo frenassi tra un po'. Cioè, ma io dico, ma deve fare una cosa, rimanere concentrato, arriva lì quasi si, cioè io dico, ma scusami, ma dai. Sei, hai droppato. Sono rimasto convinto 20 minuti, sono partito quando non ero convinto. Esatto, ma vai convinto, cazzo. Però adesso l'ho fatto, buono, adesso lo basta, fai, hai visto che non è niente di che. Ma è una stronzata, un coach piccolo, la ragione io. Grande Sasso, i bambini del Monza Pizza, ragazzi. È una soddisfazione vederli che superano le loro paure. Stanno diventando grandi. I miei pargolette. Ma dovete capire, ragazzi, che questi qua, cioè, girano, girano, girano. Ma sono dei cagasotto, ma dei cagasotto. Cioè, finalmente uno di loro ha tipo superato la barriera degli altri. Tipo, tum. Cioè, questa linea qua la facevano da tutti quelli all'esterno del Monza Pizza Bike Park. Cioè, tutti quelli all'esterno della Monza Pizza Gang. Lui è il primo della Monza Pizza Gang che fa la linea. Un applauso, un applausino. Nel ginocchio il bar, però sul primo. Non hai capito cosa è successo te? Mi è venuta l'asma. Mi è venuta l'asma. Morte istantanea. È bello riprendere un po' il feeling sui salti grossi, come al solito. La cosa bella è che nel video uno dirà, ma figa, cioè alla fine fate sempre gli stessi trick sulla linea. Almeno adesso ho un valido compagno che può dire che la linea è un po' incazzata. Cioè, com'è? Non un'opzione per ora. No, dacci le sensazioni, non ha parlato un cazzo sto qua. Tu devi sapere che ieri stavamo tornando a casa, cioè le mani, l'acqua dentro sudavano di brutto. Mi sono svegliato stamattina, prestissimo, perché c'avevo paura, volevo fare sta cazzo di linea e ieri non l'ho fatta. Ma è vero. Io direi che abbiamo già filmato abbastanza per questo video, ragazzi. E il povero Alboreto si è messo le protezioni ed è venuto a filmare, quindi non ha ancora girato. Se vogliamo farlo girare dobbiamo interrompere adesso il video. Quindi, per favore, ci faccia la chiusura del video, siccome lei è stato il protagonista di questo video. Vada Leia. Prego. Allora, iscriversi al canale, ok, mettere mi piace, commentare. Sì. Cosa commentano? Cosa devono dire? Quanti anni hai te? 16. Voi sedicennetti, digli. L'avreste fatta sta cazzo voi, pezzi di m***a.
Avreste fatta la linea grossa, eh? 16 anni nascosti questi, guarda, è più grosso, guarda, di me. Guarda che orco. Vediamo in un prossimo video. No. Lui ha fatto la linea, ma spero che i 16 anni in Italia siano un po' più attivi di lui, eh? Ci vediamo la prossima volta.